Buongiorno e buona giornata e buona penultima domenica di febbraio, in questo 21 febbraio 2021, quasi alle ore 8 e 40 minuti primi di questa domenica. Prima ovviamente di parlare dei temi forti di questo video, quindi l'Eurobasket 2021, qualificazione, situazione generale anche con le classifiche, e l'NBA, volevo ricordarvi, se ve lo siete persi, il video che ho fatto proprio ieri sera dedicato all'Adriatica Volo Lavinia Group Trani, che finalmente ha raggiunto la prima vittoria in campionato, anche se in trasferta, ma come ho già detto ieri, non importa, sicuramente arriverà anche la prima gioia tra le mura amiche del Palastand. Mascettina, festeggiare, scamorzino, mozzarellino, burratino, peccato che adesso sta a Milano per il Milan, vabbè. A parte questi scherzi, parliamo appunto di Eurobasket. Allora, la situazione ovviamente in divenire, come fasi, si stanno ultimando le qualificazioni. Oggi si parte con Macedonia del Nord Italia alle 13, stesso orario Serbia-Svizzera alle 16, Georgia-Finlandia-Russia-Estonia alle 17:30, Spagna-Israele alle 19, Ungheria-Austria alle 20:30, Polonia-Romania. Intanto in questi giorni passati si sono svolte già altre partite. Montenegro-Francia 71-73, Lettonia-Bulgaria 65-66, Repubblica Ceca-Lituania 74-94, Croazia-Olanda 57-65, Germania-Gran Bretagna 81-83, Belgio-Danimarca 88-65. Grecia, Bosnia e Erzegovina 69-84, Turchia-Svezia 88-80, Ucraina-Slovenia 70-65, Polonia-Spagna 88-89, Austria-Ungheria dopo supplementari 81-83, Romania-Israele 71-79, Georgia-Serbia 66-92, Macedonia del Nord-Russia 77-94, Finlandia-Svizzera 92-84, Italia-Estonia 94 pari al 40° supplementare 101-105. Altre partite ancora future: Estonia-Macedonia domani alle 15, stessa ora Svezia-Olanda, 15:30 Belgio-Repubblica Ceca, Bulgaria-Bosnia-Erzegovina. Alle 17 Francia e Gran Bretagna, alle 18 Turchia-Croazia, Ungheria-Ucraina, alle 18:30 Danimarca-Lituania, Lettonia-Grecia stessa ora, alle 20 Montenegro-Germania. Poi scorro altre partite, ma nella lista qui dovrei cliccare la selezione, vabbè. Per le classifiche, al momento, per esempio, nel gruppo A abbiamo Israele 5 vinte su 5, la Spagna 3 vinte e 2 perse, la Polonia 2 vinte e 3 perse, invece la Romania 0 su 5. Ricordo che, vediamo, in tutti i gironi passano le prime tre. Gruppo B, Italia 4 vinte e 1 persa, Russia 3 vinte e 2 perse, Estonia 2 vinte e 2 perse, Macedonia del Nord 0 vinte e 4 perse. Gruppo C, Belgio 4 vinte e 1 persa, Lituania 3 vinte e 2 perse, Danimarca 2 vinte e 3 perse, Repubblica Ceca 1 vinta e 4 perse. Gruppo D, Croazia 4 vinte, 1 perso, Olanda 3-2, Turchia 2-3, Svezia 1-4, Georgia 4-1, Serbia 3-2, Finlandia 2-3, Svizzera 1-4, Slovenia 4-2, Ucraina 3-2, Ungheria 3-1, Austria 0 su 5,
Francia 4-1, Gran Bretagna 3-2, Montenegro 2-3, Germania 1-4. Ultimo gruppo, gruppo H, Bosnia Erzegovina 4-1, Grecia 3-2, Bulgaria 2-3, Lettonia 1-4. Poi proseguiamo avanti. Un attimo che attendiamo un attimo un segnale dalla regia, perché volevo anche andarvi a dire che dalla fonte così wiki italiana Eurobasket, che in realtà era prefissato dal 2 al 19 settembre di quest'anno, ma il 9 aprile del 2020 è stato ufficialmente rinviato di un anno, quindi sarà dal 2 al 19 settembre del 2022. Come vedete anche dall'immagine di video copertina, ovviamente le location sono Repubblica Ceca, Georgia, Italia e Germania. 5 campi in 5 città, squadre 24 da 49 federazioni, 41esima edizione, organizzata dalla FIBA Europe. E poi passiamo ora invece all'NBA. NBA, che sapete, si avvicina a grandi passi all'All-Star Game dal 7 marzo, data in cui ricordo ci sarà allo stesso tempo anche il primo evento speciale pay-per-view della All Elite Wrestling Revolution 2021. E noi andremo poi a recensire, come di consueto, il pay per view, dove ci sono comunque già grandi match ufficializzati. Allora, delle ultime gare, vedo Houston Indiana posticipata, Charlotte Golden State 102-100, Lakers Miami 94-96, Chicago contro Sacramento 122-114. Memphis Phoenix 97-128, Portland Washington 111-118. Questa sera più o meno, perché si sa in America c'è uno slittamento fin quando si inizia di 10 minuti circa, New Orleans contro Boston alle 21:30. Ma prima di queste partite abbiamo avuto anche Clippers Utah 116-112. Minnesota Toronto 81-86, Memphis Detroit 109-95, Milwaukee Oklahoma 98-85, New Orleans Phoenix 114-132, Boston Atlanta 121-109, Philadelphia Chicago 112-105, Cleveland Denver 103-120, Orlando Golden State 124-120. Lakers Brooklyn 98-109, Sacramento Miami 110-118, Milwaukee Toronto 96-110. Prossime partite: Cleveland Oklahoma, New York Minnesota, Orlando Detroit, Toronto Philadelphia, Atlanta Denver. Poi Clippers Brooklyn, Milwaukee Sacramento, posticipate Indiana San Antonio, Houston, Chicago, Dallas, Memphis, Oklahoma, Miami, Phoenix, Portland, Utah, Charlotte, Lakers, Washington. Per quanto riguarda le situazioni di classifica, abbiamo ad ovest prime 8 posizioni playoff: Utah 24-6, Clippers 22-9, Lakers 22-9, Phoenix 19-10, Portland 18-11, San Antonio 16-11, Denver 16-13, Golden State 16-15, Memphis 13-13, Dallas 13-15, New Orleans 12-17, stessa cosa per Sacramento, Houston 11-17, Oklahoma 11-18, Minnesota 7-23. Ovviamente ultimo posto playoff occupato da Golden State. Adesso abbiamo Fila 20-10, Brooklyn 19-12, Milwaukee 17-13,
Indiana 15-14, stessa cosa per il Boston. Toronto 15-15, Charlotte 14-15, chiude la zona playoff New York 14-16, fuori dalla zona playoff Chicago 13-16, Miami 13-17, Atlanta 12-17, Orlando 12-18, Washington 10-17, Cleveland 10-20, Detroit 8-21. Divisione Atlantico, Philadelphia, Brooklyn, Boston, Toronto, New York, Sud-Est, Charlotte, Centrale, Milwaukee, Indiana, Nord-Ovest, Utah, Portland e Denver, Pacifico, Lakers, Clippers, Phoenix e Golden State, Sud-Ovest, San Antonio. Bene, quindi possiamo dire che con questa grande ricapitolazione anche dell'NBA possiamo concludere questo ampio video. Io vi ricordo che tra un paio d'orette, quindi nel pomeriggio, ci sarà il video post derby Milan-Inter. Sapete che io sono un tifoso rossonero milanista. Però, come si dice, sì, vabbè, da tifosi mi auguro che possiamo vincere oggi, però sarà un po' difficilotto anche perché anche l'Indra ha le giuste motivazioni per vincere, staremo a vedere. Poi sì, parleremo di Milan-Inter con uno sguardo anche, diciamo, alle altre gare a partire da quella delle 12:30, e quindi, e poi magari anche uno sguardo giusto leggero alla Serie B. Io ricordo per tutti gli aficionados di questo canale che, come vedete, con questi video, con immagini di video copertina, sarò a disposizione fino a domani con il video dedicato alle opinioni post per View Elimination Chamber 2021 di Raw e SmackDown. Poi credo che avendo quindi la motivazione di dover portare il computer ad aggiornare per aggiornamenti e licenza antivirus, diciamo che qualche video sì ci sarà, però purtroppo senza immagine di copertina. Però vabbè, credo che magari per voi non sia un grande problema. Però per quanto riguarda questi video con immagini e video copertine che magari rendono un po' più presentabile la cosa, diciamo che presumo di poter tornare a fare queste tipologie di video, spero già dal lunedì 1 marzo, perché credo più o meno una settimana il computer il negozio dovrà tenerlo, poi se ci impiega meno tempo, meglio ancora. Comunque, bene, io quindi vi saluto, vi auguro buon proseguimento di domenica, passiamo una tranquilla, serena, pacifica, come anche spero il derby che vada tutto bene, lasciamo stare tutte le critiche passate a Lukaku Ibrahimovic, che non serve a niente, anzi serve un po' di serenità, di rispetto, soprattutto in questo periodo che ormai ci portiamo dietro da un annetto, quindi che già facciamo tanto cattivo sangue, non c'è bisogno di arrabbiarsi ancora di più. Io vi saluto, vi do i miei migliori auguri nuovamente per questa domenica. Frecd, ciao!